I miei uccellini pappagallini. Ho messo la rete più finta così non scappano via, solo che si vede meno nel video. E ho pazienza. Ciao Pio Pio. Ciccicì. Chi stanno mangiando il muro? Di garba questo muro. È una casa antica, vuol dire che è saporito, è stagionato bene. Va bene, si metterà un po' di cemento. Oddio, ho alzato la gabbia più in alto perché sennò i gatti rischio che li fanno fuori. Oh, bellino, un primo piano. Anche lì dietro ho fatto altri buchi e ho iniziato a mangiare il muro. Ragazzi, e che siete? Cannibali del muro? Ah? Vi sembra normale? Eh? Fermo che ti voglio filmare. Oh, non ci sta mica fermo, eh? Primo piano. Bellino. Bello di mamma. Questo è più verde. Questo è più azzurrino. Ma non sta fermi. Allora, bellina. Questa forse verrà una femmina. Ora, non so se è adulta o no, perché sono mischiati i cuccioli. Quando sono grandi si vede la differenza. La differenza sarà che sopra il becco, quella parte bianca, se è femmina rimane bianca, se è maschio diventa blu. Ora vediamo se trovo un maschio. Stanno sempre con... si vede poco, Vabbè. Ragazzi, ecco, questo è un maschio, questo blu. Si ingrandisce un po', lo vedi? C'ha sopra il becco la parte blu, quello è un maschio. Ecco. Non sta fermi, fermi, un grandito d'immagine. E quella è la femmina. Mettiamo l'immagine a posto. Ho messo una bella insalata che poi io dopo lo distruggo tutto. Io dopo la parte di sotto rimanente lo prendo e lo pianto in un vaso e rifà di nuovo. Non rifà come è ora, però qualcosa rifà. Si ripianta le cose. Cicci! Non ti piace essere ripresa? Hai paura di diventare famosa? Scappi via? Un altro, un primo piano. Questo è un maschio. Questo è un altro maschio. C'è il becco blu. Con questa rete finta si firma un po' peggiore. Bisogna fare una gabbia più grande. Prima avevo 12 pappagalli, come sarebbe 6 coppie. Ora sono raddoppiati quasi. Ragazzi, bisogna cambiare dimora, bisogna fare una casa un po' più grande, non metto a costruirlo. Cicci! Vi faccio vedere anche i bengalini. Allora, i miei bengalini prima erano 4, un giorno è morto uno. Poi dopo quasi un'annata un altro, perciò sono rimasti il maschio di una coppia e la femmina di un'altra. Forse, non lo so, fa le uova, ma non cova. Più che mai ho visto che cova
Il maschio solo, la femmina no. Non lo so perché. Ora prenderò un'altra coppia, metterlo insieme, non lo so, può darsi, non sono adatti uno con l'altro. Vediamo. Non sono un'esperta di uccelli, però vedo che si sta moltiplicando. Un po' le mie cure, un po' la natura. Ragazzi, l'insalata non mangia nessuno stamani? Ma tanto domani non c'è più. Ho dato i gusci di uovo, gli do l'uovo sodo tagliato a metà, mi fanno fuori tutto. Ci. Poi l'osso di seppia, biscottino, ecco il biscottino bisogna metterlo stamattina, quello mi sono scordato. Vabbè. Poi c'è una specie di blocchettino di sali minerali, di sommisti di, come si chiama, sembra sabbia però è un blocco che lo mangiano tutto, lo divorano. Ecco il mio piccolino, questo qua, vedete? C'ha il capino un po' sbucciato. L'avevano da pulcino beccato tutti nella testa. Io tutte le volte lo mettevo da parte, lo difendevo. Poi piano piano ha guarito, è cresciuto e stanno, è andato via la bua dal capino. E stanno crescendo tutti i cacchioncini sul capo. Che stai mangiando lì? Ma questa telecamera ogni momento, un momento si vede bene, un momento non tanto, non inquadra perfettamente. Oh, non c'ho mica un telefono elevato. Però si fanno bene anche con questi, i filmini. Che stai mangiando, cucciolino, là? Oh, si dà da fare. La vedete come si spulcia? Si spulci? Ciao cucciolino! Aspetta, ecco. Non ti inquadra bene la telecamera. Bellezza? Se ti muovi, ecco. No, si fa poco, oggi. Aspetta, ridimensiona l'immagine. Quando lo ingrandisci si vede peggio. Un attimo sì e un attimo no. Questi litigano. Guardali. È un maschio e una femmina, mi sa. Sì, un maschio e una femmina. Va bene. Avete fatto la colazione, ragazzi. Vi saluto. Vado a dare da mangiare anche i canini e portarli fuori a spasso nel bosco. Ciao a tutti!